Ciao ragazze, benvenute e bentornate sulla rubrica dedicata alle donne, quindi donne si diventa. Come già vi avevo anticipato nello scorso video, oggi parleremo di tutte quelle cose da effettuare, da fare prima di ricercare una gravidanza, molto molto importante, anche perché non si può pensare di ricercare ad una gravidanza se prima non si fanno delle analisi specifiche. Queste analisi vi serviranno per capire se non ci sono problematiche e soprattutto per partire con estrema sicurezza nella ricerca di una gravidanza. Quindi queste qui diciamo che sono le cose, la prassi prima di iniziare a ricercare una gravidanza. Quindi se siete diciamo in procinto o state magari iniziando in questo momento a ricercare una gravidanza, questo video fa proprio al caso vostro. Allora, perché vi dico che ci sono delle cose molto importanti da fare prima di ricercare una gravidanza? Proprio perché la coppia, non parlo solamente della donna in generale, ma parlo anche della coppia, prima di ricercare questa gravidanza appunto deve fare delle analisi. Sono analisi specifiche, si chiamano analisi preconcezionali. Allora, prima di tutto ci tengo a precisare che queste analisi preconcezionali sono analisi che passa la mutua, quindi voi cosa dovete fare? Allora, alcune analisi ve le può prescrivere il vostro medico generico, quindi il vostro medico curante di famiglia, mentre altre analisi ve le può ovviamente prescrivere la vostra ginecologa, dopodiché dovete ugualmente recarvi dal vostro medico e farvi fare ugualmente la prescrizione delle varie analisi da effettuare poi in ospedale o privatamente, insomma a seconda della vostra scelta. Perché ci tengo a precisare questa cosa? Proprio perché alcuni dottori sanno benissimo che le analisi preconcezionali appunto sono passate dalla mutua, ma alle volte fanno finta anche di non sapere questa cosa e prescrivono le analisi tutte a pagamento. Allora, attraverso un sito internet voi vi potete scaricare tutta la lista delle analisi preconcezionali sia di coppia che singolarmente, da portare poi al vostro medico curante, e attraverso diciamo queste analisi riportate su questi fogli che voi stamperete, il medico curante vedrà quali saranno le analisi che saranno diciamo coperti dalla sanità, quindi le analisi che vi passerà diciamo lo Stato, quindi che voi non dovete pagare. Quindi molto importante, quando voi andate dal vostro medico curante e vi fate segnare le analisi preconcezionali, sappiate bene che alcune analisi preconcezionali sia di coppia che singolarmente sono passati dalla mutua, quindi voi al momento che effettuate le vostre analisi non dovete pagare assolutamente niente. Allora, le analisi da fare, vi faccio vedere il foglio che ho scaricato. Allora, questi qui sono i fogli con tutte le analisi preconcezionali che una coppia deve fare. Ovviamente alcune di queste analisi sono anche per insomma tutte quelle donne che magari hanno avuto problemi di aborti frequenti, quindi ci sono alcune analisi che possono effettuare appunto queste donne non a pagamento, quindi analisi che vi passa la mutua. Comunque io giù nell'info box vi metto il link di questo, diciamo di questo sito, dove voi potete scaricare questi allegati, stamparveli e portarli direttamente al vostro medico curante, insomma o alla vostra ginecologa, e sentire cosa vi dice. Io ho sempre fatto così quando dovevo fare i miei primi analisi preconcezionali prima di appunto ricercare una gravidanza. Mi sono stampata questo papiro e a seconda delle analisi che mi avrebbe poi dato il mio medico curante, attraverso insomma i loro computer, loro possono vedere attraverso dei codici quali sono le analisi appunto che diciamo lo Stato passa, e quindi ve li segna. Ovviamente, come vi ho detto, alcune analisi sono passate dallo Stato, mentre alcune analisi li dovete pagare, quindi a seconda del vostro reddito, quindi a seconda in che fascia di reddito voi vi trovate, vi verrà poi insomma addebitato il ticket. Quindi ci tenevo a specificare questa cosa perché appunto molti dottori fanno diciamo l'occhio diciamo coperto dal prosciutto, fanno finta di non sapere e vi mettono tutte le analisi a pagamento. Quindi
Le prime analisi che dovete fare voi sono le analisi preconcezionali, si chiamano così. Infatti, in questo fascicolo le chiamano le analisi specifiche per la tutela della maternità responsabile. Quindi, diciamo che queste sono le prime analisi da fare. E quali sono queste analisi? Allora, prima di tutto dovete fare le analisi dell'emocromo, quindi le analisi complete del sangue. Dovete fare anche analisi del fattore vostro del sangue, quindi se siete zero positivo, zero negativo, o via dicendo. Dovete fare le analisi infettive, quindi le analisi della rosolia, le analisi della varicella, le analisi della toxoplasmosi, le analisi anche dell'HIV. Diciamo che queste sono gli infettivi che vi chiedono anche di fare le analisi dell'epatite B e dell'epatite C. Diciamo che queste sono le analisi infettive che vi servono per iniziare a ricercare una gravidanza. Perché sono molto importanti queste analisi? Perché se ad esempio risultate positivi alla rosolia, cioè non vi siete magari mai vaccinate e risultate positive alla rosolia, dovete fare un vaccino. Questo vaccino vi richiederà un massimo di 3 mesi dalla sospensione della ricerca della gravidanza. Quindi voi per 3 mesi dovete sospendere la ricerca della gravidanza, proprio perché il vaccino appunto deve dare gli anticorpi, quindi gli anticorpi devono entrare nel vostro organismo e per farlo occorre un massimo di 3 mesi. Quindi queste analisi preconcezionali, quindi queste analisi infettive vi servono per vedere questa cosa qui. Nel caso invece risultate positivi alla toxoplasmosi, come sapete la toxoplasmosi, una volta in gravidanza, quindi la donna che è positiva alla toxoplasmosi, una volta che è in gravidanza, quindi che sta aspettando il proprio bambino, deve fare molta attenzione a ciò che mangia, quindi deve evitare tutti gli alimenti crudi, come carne cruda, come insaccati, come pesce crudo, e ovviamente quando mangia una verdura o una frutta, insomma che sia, la deve sterilizzare, quindi la deve lavare molto bene, la deve disinfettare. Ovviamente non può mangiare, come vi ho detto, cose crude, quindi deve fare molta attenzione anche nel mangiare dolci al cucchiaio, tipo il tiramisù, quindi tutti quei dolci che contengono uova non cotte. Quindi insomma, diciamo che queste analisi vi servono già per capire in linea più precisa quello che voi dovete fare nel caso di una gravidanza o nel caso magari state appunto ricercando una gravidanza. Quindi per questo che vi dico che sono molto molto importanti. Ovviamente, come vi ho detto, dovete fare anche l'esame dell'HIV. È un esame questo molto personale, quindi è un esame che la risposta appunto la dovete andare a prendere voi personalmente. È un esame questo 100% passato dalla mutuo, quindi per questo esame non dovete ovviamente pagare niente, però insomma anche questo è un esame molto importante da fare. Niente, poi per quanto riguarda le analisi preconcezionali, penso cioè linea di massima questi sono le analisi base da fare prima di iniziare una gravidanza. Ovviamente queste analisi del sangue le dovrà fare anche il vostro compagno o vostro marito, quindi sono analisi preconcezionali di coppia. Ovviamente la donna avrà diverse tipologie di analisi, anche perché l'uomo non c'è bisogno di sapere se ha la toxoplasmosi, anche perché lui non dovrà portare in grembo il vostro bambino, quindi diciamo che le analisi preconcezionali saranno diverse dall'uomo alla donna, però insomma sono analisi di coppia. Poi una cosa che io sinceramente vi consiglio di fare prima di ricercare una gravidanza è di effettuare un tampone vaginale, non un classico tampone che si fa una volta ogni 3 anni, ma un tampone endocervicale, cioè praticamente questo tampone va a prendere tutte quelle cellule che stanno anche all'interno del collo dell'utero, quindi della cervice. Se non vi ricordate che cos'è la cervice, vi lascio giù nell'info box oppure nelle mie playlist i video precedenti, dove appunto vi parlo della cervice e di che cosa è questa cervice. Quindi come vi dicevo, dovete fare questo tampone endocervicale. Ovviamente questo tampone endocervicale non è passato dalla mutua, quindi dovrete pagare un ticket a seconda della vostra fascia di reddito. Per esempio, per una fascia di reddito media, quindi intermedia, quindi la seconda fascia di reddito, io ho pagato sulle 45-50 euro di ticket, quindi diciamo che
Questo tampone è molto molto completo, quindi vi va a rilevare tutte quelle cellule che sono proprio all'interno del vostro collo dell'utero, anche perché il tampone classico rileva solamente, diciamo, quelle cellule che sono all'interno della vagina, non vanno proprio all'interno del collo dell'utero. Quindi questo qui è, diciamo, un esame che io vi consiglio di fare prima di cercare una gravidanza, proprio perché se ci sono delle infiammazioni in atto anche a livello del collo dell'utero è molto molto difficile che gli spermatozoi riescano a sopravvivere nel vostro canale sia vaginale che cervicale, proprio perché se ci sono delle infiammazioni fanno sì che il vostro muco cervicale subisca un'alterazione e in poche parole uccida gli spermatozoi del vostro compagno, quindi che renda molto difficile la ricerca di una gravidanza. Quindi anche questo è un esame che vi consiglio di fare. Poi un esame ovviamente che consiglio di fare anche ai maschietti, perché insomma anche loro devono fare la loro parte, ovviamente loro la fanno in minimo modo rispetto alla donna, perché la donna ha molti più esami da effettuare rispetto all'uomo, però anche l'uomo in questo caso dovrà fare questo esame molto importante prima di ricercare una gravidanza, anche perché da questo esame si può capire se ci sono alcune problematiche da affrontare magari con un andrologo. Allora, l'esame che deve effettuare il maschio, quindi vostro marito e il vostro fidanzato, è uno spermiogramma e una spermiocultura. Allora, lo spermiogramma servirà per capire il grado di fertilità che ha vostro marito e il vostro fidanzato, quindi attraverso dei parametri che appunto dei biologi rileveranno nel seme del vostro marito, vi sapranno dire se attraverso questo spermiogramma se ci sono delle difficoltà di fertilità. Quindi se ci sono delle difficoltà di fertilità, ovviamente il vostro andrologo vi saprà dare delle indicazioni per affrontare questo problema. Invece la spermiocultura serve per capire se ci sono delle infiammazioni, quindi anche per l'uomo, ovviamente per l'uomo si fa questa spermiocultura per, diciamo, facilitare un po' la cosa, diciamo che è una cosa non dolorosa, quindi la spermiocultura si effettua come un semplicissimo spermiogramma, quindi bisogna rilasciare un campione di seme che deve avvenire attraverso la masturbazione, non attraverso, diciamo, il rapporto fisico, e attraverso questo campione di sperma appunto viene visto se magari ci sono delle infezioni in atto. Quindi diciamo che queste sono le analisi principali che deve fare anche l'uomo per capire che grado di fertilità appunto ha vostro marito o il vostro fidanzato, anche perché da un semplice spermiogramma si può capire se magari lui ha problemi di varicocele. A seconda della gravità del problema di varicocele che ha vostro marito o vostro fidanzato, magari è opportuno fare anche un'operazione, quindi asportare. Il varicocele non è altro che una vena all'interno, diciamo, del testicolo dell'uomo, tipo una vena varicosa praticamente per intendersi, che si ingrossa e fa sì che magari lo sperma del vostro marito o del vostro fidanzato sia alterato. Quindi in quel caso, a seconda del grado di livello che ha questo varicocele, si può asportare chirurgicamente, quindi poi attraverso anche delle cure che poi l'urologo, insomma, prescriverà a vostro marito, tutto, diciamo, ritornerà nella norma. Quindi è una cosa che si può curare tranquillamente anche per l'uomo. Quindi queste qui, diciamo, che sono le analisi preconcezionali che deve fare l'uomo prima di ricercare una gravidanza, anche per far sì che la coppia in qualche modo si tranquillizzi. Poi altre analisi che deve effettuare la donna, quindi come l'uomo fa il suo spermiogramma per capire il grado di fertilità che ha, anche la donna dovrà fare alcune analisi per capire il suo grado di fertilità. Quindi a seconda dell'età bisogna capire attraverso queste analisi il grado di fertilità della donna. Allora, le analisi che deve fare la donna sono le analisi cosiddette ormonali. Queste analisi ormonali ovviamente ve le deve prescrivere il vostro ginecologo.
ginecologo. Una volta che il vostro ginecologo vi avrà fatto la ricetta, poi andrete dal vostro medico curante e vi fate fare l'impegnativa per poi andarla a fare attraverso un ospedale. Quindi queste analisi ormonali cosa consistono? Consistono specificatamente nel farvi prescrivere le analisi dell'FSH, dell'LH, degli estrogeni, della prolattina, del progesterone e tante volte vi possono anche rimettere l'analisi dell'AMH, che non è altro che le analisi dell'antimiuleriano. Di solito questa analisi dell'AMH viene associata anche alla conta dei follicoli antrali, quindi tramite un'ecografia vengono contati quanti follicoli le vostre ovaie produce al terzo giorno del vostro ciclo mestruale, quindi al terzo giorno delle vostre perdite mestruali, e associando questa ecografia al valore della AMH e al vostro valore dell'FSH avrete un quadro più completo del vostro grado di fertilità. Quindi anche questi sono degli esami molto molto importanti da effettuare prima di ricercare una gravidanza. Perché vi dico di fare questi esami prima? Proprio perché in questo modo avete un quadro più completo della vostra fertilità, quindi sapete che magari a livello, diciamo, infettivo non avete niente, a livello sanguigno siete a posto, a livello ormonale e a livello di sperma siete a posto, non avete problemi, quindi potete diciamo affrontare con più tranquillità il vostro percorso di ricerca di una gravidanza. Ovviamente io vi dico subito che è un percorso per alcuni molto lungo e per alcuni molto breve. Io vi pongo il mio caso, io sono diciamo, io e mio marito stiamo ricercando questo bambino dall'ottobre del 2016, quindi sono già un pochettino di anni che stiamo dietro a questa ricerca e ancora non abbiamo trovato il cavillo della situazione. Comunque vi dico questo proprio perché voi dovete partire con, diciamo, con il mettervi in testa che la gravidanza non è una cosa che si può ottenere con facilità. Ci sono coppie che magari non hanno nessun problema, quindi riescono a ottenere la propria gravidanza anche nell'arco di 1, 2 mesi, 3 mesi. Invece ci sono coppie, come in questo caso io e mio marito, che magari la gravidanza richiede un po' più di tempo, quindi ci vuole un pochettino di pazienza. Però se voi iniziate a ricercare la gravidanza facendo prima questa analisi, vi posso assicurare che inizierete il vostro percorso con molta più tranquillità, anche perché se viene fuori un problema prima che vi siete appunto messi a ricercare una gravidanza, potete cercare di risolvere questo problema prima invece che dopo. Come si suol dire, prevenire è meglio che curare, no? Quindi per questo che vi dico di fare queste analisi prima di ricercare una gravidanza, almeno così, avendo un quadro della situazione, diciamo, più completo, potete anche capire se ci sono magari delle problematiche, delle situazioni, diciamo, da recuperare, oppure se tutto va bene, quindi potete iniziare la vostra ricerca con tranquillità. Poi, come analisi preconcezionali, io direi che questi, diciamo, sono più diciamo i più importanti. Ovviamente di analisi ce ne sono tantissime da fare, no? Per esempio si consiglia di fare questo. Allora, se avete meno di 35 anni e vedete che entro un anno e mezzo la gravidanza non arriva, dovete fare altre analisi un pochettino magari più invasive. Invece nel caso di una donna che supera i 35 anni in poi, si chiede di effettuare appunto questa analisi 6 mesi diciamo dall'inizio della ricerca della gravidanza. Quindi diciamo che tempi sono questi: per le ragazze che hanno meno di 35 anni un anno e mezzo di ricerca della gravidanza infruttuosa, quindi che non c'è stato mai, diciamo, un positivo. Invece nelle donne da 35 anni in poi si richiede 6 mesi, quindi passato questo tempo si possono effettuare altre tipologie di esami. Ci sono esami anche un pochettino più invasivi, come vi avevo specificato all'inizio del, diciamo, di questa rubrica. Io vi avrei parlato dei 2 esami da effettuare un pochettino più invasivi, che sono l'isterosalpingografia e l'isteroscopia. Quindi con l'isterosalpingografia potrete vedere se le vostre tube sono aperte oppure sono chiuse, e con l'isteroscopia potete valutare, diciamo, il
vostro utero. Quindi attraverso questo esame si può valutare all'interno del vostro utero se non ci sono, diciamo, delle patologie. All'interno dell'utero ci possono essere dei piccoli polipi, ci possono essere dei piccoli fibromi, ci può essere una problematica all'utero, quindi ci sono, diciamo, varie tipologie di problemi all'utero, come per esempio l'utero setto. L'utero setto non è altro che l'utero bicorne, quindi quando l'utero ha diciamo all'estremità una forma di due corna, quindi in quel caso si può intervenire chirurgicamente per modificare questa problematica. Quindi diciamo che questi sono i due esami più invasivi che si effettuano, come vi ho detto, quando avete passato, diciamo, un po' di mesi di ricerca della gravidanza. Quindi se siete avete un'età diciamo meno di 35 anni, dovete attendere almeno un anno e mezzo di rapporti liberi. Invece se siete donne che avete più di 35 anni, dovete aspettare 6 mesi di rapporti liberi, magari che non ha, ovviamente che non hanno portato nessuna gravidanza. Quindi come vi ho detto, per iniziare intanto dovete fare queste analisi preconcezionali, l'esame ormonali e l'esame dello sperma e l'esame ovviamente delle infezioni ovviamente della donna, quindi un esame di un tampone endocervicale. Questi diciamo che presto a poco sono gli esami importanti per iniziare la ricerca di una gravidanza. Poi un'altra cosa importante che deve fare la donna prima di iniziare la ricerca di una gravidanza è assumere un integratore. Questo integratore non è altro che acido folico. L'acido folico serve per evitare la spina bifida del vostro bambino. Quindi cosa vuol dire? Praticamente la spina bifida non è altro che la spina dorsale del bambino che proprio nel momento del concepimento, quindi quando questo, diciamo, embrione si sta formando, se la mamma ha carenza di acido folico, l'embrione ha questa difficoltà di sviluppare al meglio la spina dorsale, quindi si chiama spina bifida. Per evitare questa cosa qui, la futura mamma, prima di ricercare appunto la gravidanza, deve iniziare ad assumere l'acido folico. Allora io sto utilizzando questa tipologia di acido folico, io me le faccio prescrivere dal mio dottore, mi faccio fare la ricetta, vado in farmacia e sono gratuite, quindi non pago niente. Questo qui è l'acido folico che io sto assumendo da quando ho iniziato la ricerca della mia gravidanza. Questo qui si chiama Fertifol. Allora, ci sono due tipologie di confezioni, c'è la confezione da 120 e c'è la confezione diciamo quella più piccola. Allora, con questa confezione da 120 voi ci potete fare 1, 2, 3, 4 mesi e se la comprate senza ricetta vi costa 13,40 euro, questa qui. Mentre se ve la fate fare tramite ricetta al vostro medico curante non la pagate niente. Quindi questo qui è l'acido folico che voi dovete assumere prima di ricercare una gravidanza. Quindi quando decidete con il vostro marito e il vostro fidanzato di ricercare il vostro bambino, è consigliabile prendere da subito l'acido folico. Mi raccomando, non ve lo dimenticate perché è una cosa molto molto importante. Come vi ho detto, l'acido folico serve per prevedere appunto la spina bifida, quindi problemi alla spina dorsale del vostro futuro bambino. Quindi è molto molto importante assumere questo integratore. Ovviamente l'acido folico si può trovare in alcuni alimenti, però diciamo che gli alimenti che noi assumiamo con questo acido folico non ci bastano, quindi per integrare maggiormente l'acido folico nel nostro organismo è consigliabile prendere l'acido folico sotto forma di integratore. In farmacia potete trovare anche la folina, quindi potete trovare un acido folico che fanno proprio, diciamo, in farmacia, ve lo danno appeso, è una polvere, mi sembra che va disciolta in acqua, quindi insomma vedete voi. Comunque se volete fare una cosa molto più pratica, prendete questo qui Fertifol, ve lo fate prescrivere dal vostro medico curante, vi fate fare la ricetta, queste qui vengono passate dalla mutua, quindi non pagate niente. Io in questo caso invece l'ho pagata perché non avevo la ricetta medica, quindi vabbè, per 4 mesi ho pagato 13,40 euro. Mi sembra che la scatola più piccola costi sulle 4,50 euro, quindi diciamo che è un integratore che non costa neanche tanti soldi.
Poi ovviamente di integratori ce ne sono anche tanti altri, per esempio ci sono integratori con il mio inositolo. Questi integratori ovviamente servono solamente per chi ha problemi di ovulazione, quindi magari per chi ha problemi di ovaio policistico, però prima di assumere qualsiasi integratore al di fuori del, diciamo, dell'acido folico, vi consiglio di fare appunto le analisi ormonali per capire se avete magari un deficit da qualche parte. Quindi attraverso il vostro ginecologo poi vi saprà prescrivere l'integratore che più vi aggrada, quindi insomma l'integratore che vi fa sicuramente meglio se avete appunto problemi di ovulazione. Quindi diciamo che questi sono tutti gli esami preconcezionali che voi dovete fare prima di ricercare una gravidanza e diciamo l'acido folico molto importante da assumere prima di ricercare una gravidanza. Perché come vi ho detto è sempre bene partire con la sicurezza di aver fatto tutto e di non avere diciamo alcune patologie che si possono trasmettere poi al futuro nascituro. Quindi vi consiglio di fare queste cose prima di ricercare una gravidanza molto 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 importante. Comunque, se vi recate da un ginecologo, sicuramente anche il vostro ginecologo vi dirà di effettuare queste analisi, perché insomma sono la prassi, diciamo, che la coppia deve fare prima appunto di ricercare questa benedetta gravidanza. Ok ragazze, quindi tutto quello che riguarda diciamo tutte le analisi da effettuare prima di ricercare una gravidanza, quindi le analisi preconcezionali e gli integratori da prendere prima di ricercare una gravidanza, finisce qui. Vi aggiorno che lunedì prossimo parleremo invece di tutte quelle analisi che, dovrete effettuare nel caso magari siate una coppia che, state ricercando una gravidanza da moltissimo tempo e ancora non avete avuto il vostro positivo. Quindi vi posso indirizzare su alcune analisi che potete fare in questo caso. Quindi ci sono, come vi ho detto, delle analisi un pochettino più accurate, un pochettino più invasive che vi serviranno per capire meglio se c'è magari qualche problematica all'interno del vostro corpo. Quindi, ovviamente queste analisi qui saranno analisi che vi dovrete far prescrivere dal vostro ginecologo, appunto, se magari siete coppie che state ricercando da molto tempo la gravidanza e vedete appunto che non arriva. Quindi, per avere qualche, diciamo, riferimento in più, vi consiglio alcune analisi che personalmente ho effettuato. Poi, insomma, attraverso il vostro ginecologo di fiducia vi dovete far anche voi consigliare appunto se ci sono altre analisi da effettuare a seconda poi della, diciamo, della vostra patologia, se magari avete riscontrato delle patologie diverse, come magari avete problemi di ovaio policistico, come magari avete problemi di varicocele, quindi vostro marito ha problemi di varicocele o magari di qualsiasi altra infezione. Comunque io nel prossimo video vi parlerò di analisi da effettuare dopo che magari avete diciamo ricercato la vostra gravidanza da molto tempo e ancora non sta arrivando. Quindi insomma parleremo di tutte queste analisi. Quindi niente ragazze, l'appuntamento del lunedì, quindi rubrica delle donne, donne si diventa, per oggi termina qui. Quindi ci vediamo lunedì prossimo con un altro argomento sempre inerente alla ricerca della gravidanza, quindi per tutte quelle coppie che si stanno approcciando nel mondo della gravidanza. Come sempre ragazze, se questo video vi è piaciuto lasciatemi un like e soprattutto se è la prima volta che state guardando questa rubrica dedicata alle donne e volete far parte di questa grandissima community, vi consiglio di iscrivervi al canale e molto importante attivate sempre la campanellina delle notifiche che vi servirà per ricevere notifiche sui miei prossimi nuovi caricamenti video. In più, se volete, mi potete seguire anche attraverso Instagram, dove vi metterò alcune foto e alcune storie sui prossimi caricamenti video. Quindi anche attraverso Instagram vi aggiornerò dei prossimi caricamenti qua su YouTube.
In più potete utilizzare anche Instagram per scrivermi tramite direct se magari avete da farmi alcune domande in formato privato su appunto questi argomenti dedicati alle donne. Quindi se non volete commentare sotto questo video perché magari vi sentite imbarazzate nell'esporre diciamo le vostre problematiche in modo pubblico, lo potete fare in formato privato, come vi dico sempre in tutti i miei video. Quindi potete usare Instagram anche per questo scopo, quindi mi potete messaggiare in formato privato, volendo lo potete fare anche su Facebook e lo potete fare anche attraverso la mia email che trovate qua sotto nell'info box. Quindi mi raccomando ragazze, se avete qualche domanda, avete qualche preoccupazione o volete qualche consiglio e lo volete diciamo in formato privato, non esitate, scrivetemi. Vi ho detto, mi potete trovare su Instagram, su Facebook o tramite email. Io sono sempre qui e sono pronta a rispondervi a tutte come faccio sempre. Ovviamente ringrazio tutte quelle ragazze, tutte quelle persone che mi stanno scrivendo in formato privato, che vogliono magari qualche consiglio, che mi fanno i complimenti su nel mio canale. Quindi io vi ringrazio ragazze, vi ringrazio per la partecipazione, vi ringrazio per tutto quello che state facendo. Quindi io niente ragazze, come al solito vi lascio, vi mando tantissimi bacioni, vi auguro una buona giornata e vi aspetto lunedì prossimo sempre con la rubrica dedicata alle donne, quindi Donne si diventa. Ciao a tutte!